Cioè siamo, cioè dovremmo essere. Allora, è uscito il trailer di GTA 6. Volevo fare la reaction perché ancora non l'ho visto. È breve, lo commenterò man mano magari. Andiamo a vedere. In teoria dovrebbe essere questo qui. Boh, vediamo. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Orange is the new black. Che già che si sia visto Vice, quindi ci fa pensare comunque che sia ambientato a Vice City. Già partiamo bene praticamente, perché io stavo aspettando sta roba di un Vice City da non so quanto tempo. Finalmente, dopo Vice City e Vice City Stories almeno. Diciamo che sarà ambientato nella, chiamiamola, Miami virtuale di GTA. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Intanto abbasso un po' il volume. Coming 2025. Ok. Allora, rivediamocelo piano piano. Anche perché si vede veramente poco. Dai. Vai siti, le recensioni di quelle che sembrano una prigione, perché lei probabilmente, se è la protagonista, ma penso proprio di sì, Lucia, ex carcerata, a sto punto viene da pensare, col suo compagno, comunque amante, abbiamo un ottovolante, no, non è un ottovolante, è la barca Resident Evil 5, quella con l'elica di dietro. I Doflamingo ci sono! Quindi vabbè, rimaniamo con gli animali. Ho visto anche un coccodrillo che entra nel negozio, proprio a caso. Vabbè. Solite navi esplorabili che non si potranno mai guidare, navi container praticamente. Che questa forse è una Banshee, la macchina in cui è seduta. Non l'ho riconosciuto tanto bene. Vabbè, gente che twerka così a caso, ma non ce ne frega niente. Ho visto che forse si faranno qua le gare di, diciamo, stile San Andreas lì con come cacchio si chiamava? Ah, la missione con Caesar dove devi fare ballare le macchine, insomma. Forse. Comunque, raduni di auto. I caselli. Oddio, questa mi sa che è un Infernus, me lo pare. Ma guarda quanto cazzarola di traffico c'è. Cioè, ma vabbè, non penso sia così elevato all'interno del gioco. Cioè, alla fine è tutta scena questa. Tipo nightclub, ok. Ponti infiniti. Spero. No, però alla fine anche su Vice City c'erano i ponti che univano le isole. Mi chiedo se tutte le isole saranno esplorabili. Comunque tu in questo pezzo di mare tra i ponti, come ci vai? Solo con le barchette piccole? Con le barche giganti non ci puoi andare sicuramente. Quanto sarà grande la mappa? Comunque vedo tantissimo mare, forse troppo.
Vabbè, feste private nei grattacieli, negli yacht, gli alligatori, nelle piscine, vabbè. Quello sembrava tipo le dirette di TikTok o di Instagram, praticamente. Quello si innaffia il pra, qua è il fango. Pazzesco. Tipo rally, ste robe così. E loro pare che facciano una rapina. Ma che dice? Confessione scritta in tinta, che non, vabbè, non so, lo spagnolo comunque. Vede un tizio tatuato. E sembra molto un personaggio tipo creato su GTA Online questo, praticamente. Belle le Sanchez. Cioè rapina i supermarket praticamente. Forse si inizia da lì o forse se ci sarà un prologo dove si vede loro che fanno sta rapina, poi lei viene imprigionata, stile diciamo GTA 3, no? Che viene sventata la rapina e catturano Claude Speed. Oh, qua comunque c'è scritto trailer. Da un'altra parte avevo letto tipo trailer 1, ecco tipo qui sopra. Trailer 1. Magari vedremo un trailer 2 nei prossimi giorni? Non lo so. Comunque questa era la mia reaction. Lo so, sono stato assente su YouTube, anche su Discord ultimamente, però cerchiamo di tornare attivi, soprattutto periodo natalizio. Ci si becca su Discord. Boh, parliamo, discutiamo di questo GTA 6. Nei commenti su Discord. Ci siamo sempre per parlare. Ciaone!